Probabilmente. Sentiamo Guerrero. Oggi perché dobbiamo dare pubblicità. Non siete un po' anacronistici con questa falce martello? Penso di no, penso che la falce martello, prima ancora che essere un simbolo politico, è il simbolo del lavoro, della gente che lavora. Perché la società non è solo divisa per opinioni politiche, è anche divisa tra chi sta in alto, sta sopra e chi sta sotto. La falce martello è il simbolo politico, però nella storia d'Italia è così, la falce martello in ogni fabbrica che c'è quel simbolo, come la bandiera rossa, perché sono degli... avuto una volta di fantasia per inventarvi qualcosa di nuovo, diciamo, io penso che il nome ai bambini si mette quando nascono. E i simboli si cambiano quando si vince. Ritorno all'antico. E quindi penso che il mantenimento di quella che è stata una grande storia in questo paese sia una cosa assolutamente importante. E penso, se dovessi individuare un target, e che mi faccia solo finire. Io penso che il problema è riportare a votare quei milioni di persone che hanno votato a sinistra e non ci sono più andati perché hanno detto che la sinistra non faceva più il suo mestiere. Se io il mio obiettivo non è quello di togliere voti uno o l'altro, è di riuscire a riportare al voto tutte queste persone deluse dalla politica. Dopo vediamo come farete. Pubblicità, tra 2 secondi tornate con noi.